Un procuratore del Paraguay specializzato contro la criminalità organizzata e il narcotraffico, Marcelo Pecci, è stato assassinato su un'isola della Colombia mentre era in viaggio di nozze. I media riferiscono che Pecci è morto dopo essere stato attaccato con armi da fuoco da ignoti su una spiaggia dell'isola di Barú, nella città colombiana di Cartagena, dove era in luna di miele con la moglie Claudia Aguilera, con la quale si è sposato il 30 aprile. Informazioni preliminari diffuse dai media colombiani indicano che il crimine sarebbe avvenuto per mano di due persone che si sono avvicinate al luogo in cui si trovava il procuratore su una moto d'acqua e hanno aperto il fuoco. Pecci è stato trasportato in un centro sanitario dove è arrivato senza vita. La moglie del procuratore non è rimasta ferita nell'aggressione. Poche ore prima del delitto, Claudia Aguilera ha annunciato sui social che la coppia stava aspettando il loro primo figlio. Il generale Jorge Luis Vargas, direttore della Polizia Nazionale colombiana, ha annunciato che si recherà a Cartagena per seguire da vicino le indagini e ha ordinato l'invio di 5 investigatori di altissimo livello per svolgere le indagini. Vargas ha poi riferito che ha atteso l'arrivo di un contingente della polizia paraguayana a sostegno delle indagini. Pecci, uno dei più importanti pubblici ministeri del Paraguay, era specializzato contro la criminalità organizzata e aveva esperienza nella unità contro il narcotraffico, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del pubblico ministero paraguayano. Negli ultimi mesi è stato responsabile di casi legati alla più grande operazione antidroga della storia del paese. Il presidente del Paraguay ha descritto quanto accaduto in Colombia come molto doloroso, molto difficile, e ha promesso che il suo governo continuerà la lotta contro la criminalità organizzata. Tengo la certezza de que vamos a redoblar los esfuerzos para seguir luchando contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico. Esto en nombre de Marcelo y de todos los fiscales que día a día arriesgan su vida por el trabajo, por su lucha